con Giovanna Devetag, segretaria dell'associazione Parte in Causa, che è stata riconosciuta da poco, appunto ha esordito diciamo in qualche modo come associazione radicale riconosciuta qui in questo comitato. Ecco, anche a te un commento, dico in premessa che aspettiamo su Libri TV che torni ovviamente lo Spazio Live. Ti ringrazio Gianni, spero anch'io di tornare presto su Spazio Life. Dunque, un commento a caldo, beh, devo dire che sono molto soddisfatta di come è andata. Si prefiguravano scenari un po' apocalittici, specialmente ieri sera, insomma, durante la direzione notturna. Invece il comitato si è concluso positivamente con l'approvazione di una mozione generale che, oltre a ribadire ovviamente l'impegno del movimento per l'amnistia, nella battaglia per l'amnistia, inserisce anche alcuni elementi di forte novità, e cioè un impegno a portare avanti alcune campagne importanti nell'ambito ecologista, e in particolare un impegno a portare avanti una campagna sulla caccia. Quindi dopo più di 20 anni i radicali tornano ad occuparsi di un tema che era stato ai tempi, insomma, che aveva rappresentato una delle loro battaglie storiche. Quindi sono con il referendum, insomma, sappiamo come era andata, insomma. Quindi direi che sono complessivamente molto soddisfatta. Ci sarà molto da lavorare, ovviamente. Senti Giovanna, e per quanto riguarda Parte in Causa, questa associazione, insomma, che adesso è stata riconosciuta, sta crescendo, come va? Ma le sta andando bene, le iscrizioni crescono e siamo stati appunto riconosciuti da poco, quindi questo ci dà anche la possibilità di essere più visibili all'interno del movimento radicale. Quindi contiamo, insomma, speriamo di contaminare in senso positivo ulteriormente i radicali e i simpatizzanti. E adesso appunto con la campagna sulla caccia che stiamo portando avanti congiuntamente con radicali ecologisti, e su cui dovremo lavorare parecchio perché ci sarà da approntare una proposta di legge, questo come primo passo, diciamo, e anche a cui affiancare una campagna informativa sui vari aspetti della caccia. E quindi, dicevo, appunto, questo lavoro congiunto di radicali ecologisti e di Parte in Causa su tematiche specifiche ci fa ben sperare per il futuro. Ecco, speriamo quindi di andare avanti. Grazie a me, Giovanna Devetag.